Ho gestito per anni il traffico dei rifiuti in tutta Italia. Questo è quello che abbiamo scoperto. L'inchiesta Bloody Money di Fanpage ha dimostrato come i rapporti tra criminalità organizzata e politica dentro la dinamica dei rifiuti non si siano mai interrotti. Ma in che contesto nasce questa inchiesta? Ebbene, in 20 anni di crisi dei rifiuti, costati a noi, a tutti, circa 20 miliardi di euro. Il risultato è stato un lascito di montagne di ecoballe. Le ecoballe sono questi dadi di monnezza tritata, spesso senza criterio, che veniva accumulata perché non poteva essere smaltita altrimenti. Ebbene, questo lascito è di circa 5 milioni di ecoballe. Una vera e propria miniera d'oro. L'inchiesta prende le mosse da un personaggio centrale, Nunzio Perrella. Nunzio Perrella è la storia criminale del traffico dei rifiuti in Italia, non solo a Napoli. Membro di una famiglia camorrista importante, i Perrella appunto, del rione Traiano, si pente negli anni 90. Interrogato da Franco Roberti, allora procuratore antimafia, dirà una frase divenuta celebre per gli studiosi ma anche per i giornalisti. Dottore, la monnezza è oro. Prima di allora non si credeva tutto ciò, neanche lontanamente. Era il settore più nascosto e quindi su cui guadagnare facilmente, senza nessun tipo di attenzione. Tant'è vero che la famiglia Perrella abbandona il narcotraffico per scegliere il traffico dei rifiuti. La strategia è semplice. Nunzio Perrella, dopo aver scontato la pena, circa 20 anni, decide di rientrare nel giro. Nunzio Perrella, pentendosi, aveva fatto arrestare decine e decine di persone, l'intero ciclo dei rifiuti, imprenditori e segmento criminale, segmento politico e segmento amministrativo. Nunzio Perrella è cosciente che il rapporto tra criminalità e politica è ancora fortissimo. Decide di svelare i meccanismi, per farlo non chiede né gettone di rimborso né nessun tipo di compenso. Il rapporto tra Nunzio Perrella e Fanpage era nato a Ferrara, strano, ma vero. Aveva indicato a un giornalista di Fanpage dove la camorra intombava dei rifiuti pericolosi. Si va a scavare e ci sono quei rifiuti lì. Nasce il rapporto e nasce quindi la voglia di scavare e capire se il sistema è ancora in piedi. Fa girare la voce che è ritornato. La pena è finita, è pronta a realizzare ciò che sa fare meglio, nascondere rifiuti. La notizia del ritorno di Nunzio Perrella è una vera e propria bomba. In quel mondo di mezzo, tra amministrazione pubblica, imprenditori dei rifiuti, iniziano ad arrivare moltissime telefonate. Tra queste ce n'è una che porta direttamente alla SMA. La SMA? Dovrei contrattare direttamente con l'amministratore della SMA io? Certo. Ti spiega. Ok, dai, ok. Meglio per telefono non parliamo, dai. La SMA si occupa anche del ciclo dei rifiuti. L'imprenditore che chiama vuole sapere se Nunzio Perrella è in grado di smaltire i fanghi prodotti dai depuratori campani. La SMA diventa un punto centrale, un'azienda in grado di gestire flussi di denaro ingentissimi. Per cui, guardando il suo DNA, si vede il classico spoil system all'italiana. Il presidente Biagio Iacolare di centrosinistra, l'amministratore delegato Lorenzo Di Domenico di centrodestra. Va anche detto una cosa, che queste figure, centrosinistra, centrodestra, sono spesso interscambiabili. Cioè in quel momento sono in quota centrosinistra, in quota centrodestra. È così allettante la possibilità di chiudere l'affare fanghi che in pochissime mosse Nunzio Perrella siede dinanzi all'amministratore delegato della SMA, Lorenzo Di Domenico, nel suo ufficio. Con lui c'è il segretario Di Passariello, candidato alla Camera per Fratelli d'Italia. Infatti, capo, tutto quanto è una guaragna, cioè nulla che facciamo, o chi sa buffa niente, non va bene. Ma ci ammazzazzano tu. Esatto, ammazzazzano tu. Non ammazzazzano perché da tanto no, dobbiamo stare bene. Su queste sono procedure che ci portiamo avanti da decenni. Di Domenico qui dice due cose fondamentali. La prima, che è un sistema che va avanti da decenni. La seconda, è che si devono saziare tutti.
E se qualcuno non mangia, lì nascono i problemi. Cosa intende l'amministratore delegato della SMA quando dice devono saziarsi tutti? Glielo spiega il giorno dopo, Annunzio Perrella, il segretario di Passariello, Agostino Chiatto. Il segretario scrive su un foglietto le percentuali delle tangenti da pagare per i politici e i dirigenti della SMA. Sembrerebbe tutto apparecchiato, come si dice in gergo. Gli vengono presentati i costi, l'offerta da fare e la percentuale politici, tangenti. C'è un punto fondamentale in queste inchieste. Il sistema politico non adopera mai le figure apicali per negoziare vantaggi o percentuali. Devo dire che questo è un sistema che le mafie stanno utilizzando da oltre 20 anni. E cioè, mai diventare direttamente ministri, mai diventare direttamente sottosegretari, ma allearsi, utilizzare le segreterie. Cosicché, una volta scoperti, puoi sempre dire che la responsabilità è del segretario, che la responsabilità è di qualcun altro che ha operato a tua insaputa o addirittura contro di te. È un meccanismo di sicurezza. Il politico deve essere tutelato e viene detto più volte. Luciano Mo si candida, 4 si candida. Ah, si candida? Noi proprio questi ci servono. Pochi soldi? Una spinta per dargli una mano. Sono a disposizione. L'unica cosa che non lo dobbiamo mai coinvolgere è l'intesa. No! Cioè, un cenno d'intesa, ma più di tanto no. Le materie forti, molto grandi politiche e me. Come deve stare fuori da tutto. Il politico deve essere tutelato, non deve nemmeno sapere il meccanismo di approvvigionamento del denaro. Deve delegare, lasciare fare, le cose funzionano così. Questo è un lavoro di estrazione che devono fare altri. I politici, che spesso sono ascoltati, indagati, osservati, non devono entrare in contatto. Perrella si mette esattamente in questo spazio, come un grimaldello che forza entrambe le parti per capire come funziona e come comunicano. Nunzio Perrella più volte chiede: tutto questo sta avvenendo per conto di o per conto tuo? Perché vuole avere la prova, verbale ovviamente, che la percentuale chiesta è chiesta per conto dei vertici della politica e non direttamente del segretario. Qui accade qualcosa di incredibile. Mentre sta andando avanti l'affare Fanghi, bussano un'altra volta, Annunzio Perrella, su un altro tema, lo smaltimento ecoballe. L'intermediario è un ex carabiniere, Francesco Igor Colletta, che in poco tempo porta Annunzio Perrella a sedere dinanzi a Roberto De Luca, figlio del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e assessore al bilancio del comune di Salerno. Io l'appuntamento lo faccio tranquillamente. L'appuntamento che faremo a Salerno sarà presso la sua società Loro, avrà più o meno lo stesso tenore di questo qua. La montagna di ecoballe, per essere smaltita, viene divisa in 5 lotti. Ogni lotto viene assegnato con un'asta. 3 di 5 aste vanno deserte. 2 vengono affidati a aziende che smaltiscono in Portogallo e in Romania. Ci sono quindi 3 lotti. Lo spazio è enorme. Qual è la strada per arrivare a ottenerli? Accreditarsi. È la frase che usa Colletta, Annunzio Perrella. L'azienda ha le credenziali e quant'altro. Essendo che un prodotto un poco particolare, bisogna accreditarlo. Per essere accreditati, allora dobbiamo accreditarlo. Poi dall'accreditamento ragioniamo sul da farsi. Cosa ci guadagna questo mondo di mezzo tra politica, impresa e camorra? Il 15%. Dammi una cosa che dopo la possiamo, non ti preoccupare, mi dia la responsabilità di limarla. E atteniamoci a questo 10-15%, vediamo l'operazione, se è un 9, se è 8, se è un 11, se è un 5. Comunque sto 10 e 11 è comprensibile pure Roberto, è così? 10-15, no 11, che abbiamo detto ieri. Babbo, è consapito pure con me, Roberto, andiamo a innovitare. Una delle accuse fatte all'inchiesta di Fanpage è quella di aver fatto killeraggio contro la famiglia De Luca, attraverso Roberto De Luca. Ma in verità non si poteva sapere all'inizio di questo lungo percorso, un terminale fondamentale, fosse proprio Roberto De Luca. Anche perché Roberto De Luca è assessore comunale al bilancio di Salerno. Perché è lì
Una risposta ce la dà il suo avvocato, che emana un comunicato dove dice che a quel tavolo Roberto De Luca era seduto non in quanto assessore al bilancio, ma in quanto imprenditore. Ma se così fosse, se fosse lì seduto come businessman, per quale ragione parla di processo di accreditamento e soprattutto propone a Perrella e alla sua azienda di essere messa in contatto con la regione? Eventuale contatto tecnico, chi possiamo... Ingegnere Vito. Ingegnere Vito, vorrei dare il numero dell'ingegnere? Sì. Allora ti do uno 335. Avverto Vito, l'ingegnere, che è la persona che lo chiama, che non conosce il nome. Ok, perfetto. Non so ancora quale sarà il tecnico del professore Belgiorno o qualche altro tecnico uomo della regione, però vabbè, magari tramite... Perché dice questa frase? Nella migliore delle ipotesi è un conflitto di interesse enorme, perché al vertice della regione c'è suo padre. Allora, questa inchiesta è davvero incredibile. È un puzzle. C'è l'affare Fanghi, c'è l'affare Coballe e torna un'altra volta adesso l'affare Fanghi. Ma attenzione, questa volta l'affare Fanghi è di un'altra cordata, sempre interna alla SMA. Sostanzialmente la SMA ha due cordate, due organizzazioni dentro un'organizzazione. Non si parlano e anzi cercano in tutti i modi di tirare informazioni da Nunzio Perrella e informarsi se lui ha già parlato con i loro rivali. Voi avete parlato con qualcuno? Io non ho parlato con nessuno. Perché questa è importantissima, questo consigliere delegato si chiama Di Lorenzo. Il consigliere delegato che, che rappresenta Passarelli nell'azienda. No. Con me e quindi con te. Abbiamo fatto tutti per questo. Vedete, c'è una corsa di apparati della burocrazia e dell'amministrazione pubblica ad accaparrarsi Nunzio Perrella. Una corsa. Tutti vogliono essere suoi interlocutori, tutti vogliono poterlo utilizzare, tutti vogliono un'unica cosa, un camorrista in grado di smaltire. La domanda qual è? Ma come può un camorrista diventare interlocutore così velocemente, tra l'altro, dell'amministrazione pubblica? Questa è una domanda un po' ingenua, ve la sarete posta? E in questo paese è davvero una domanda ingenua, perché essere criminale, avere un curriculum da criminale, è un valore aggiunto in molti segmenti imprenditoriali e politici del nostro paese. La storia l'ha mostrato con Carminati, in Mafia Capitale, con Salvatore Buzzi, il rapporto tra Nicola Cosentino e istituti finanziari nell'inchiesta Il principe e la scheda ballerina. E cioè, con il criminale possono essere messe sul tavolo in maniera chiara le regole. Percentuali che devono andare alla politica, percentuali che devono andare al funzionario, percentuali che devono andare ai dirigenti, sistema di smaltimento, sistema di accaparramento, gestione di un appalto. Con un criminale non solo hai la certezza che realizzerà ciò che ti sta promettendo, perché ha il potere dell'intimidazione, il potere dell'economia, di tanta liquidità, ma sai anche che se lui dovesse venire meno alla parola data, essendo un personaggio con un importante curriculum criminale, puoi distruggerlo. Quindi il rapporto, come dire, si tiene. C'è anche un altro dettaglio nuovissimo in questa inchiesta di Fanpage. Nunzio Perrella è un pentito. Solo 10 anni fa sarebbe stato impensabile ad un ex collaboratore di giustizia di potersi riaccreditare come imprenditore criminale. Oggi la percezione dentro il mondo della burocrazia e della politica, di una parte della politica, è che in fondo un collaboratore di giustizia è una persona che ha negoziato con lo Stato una parte di verità, ma che non è cambiato. Questa è la percezione, non dico che sia la realtà. E questa percezione rende tutto ancora più grave. Nessuno di loro, tra coloro che conoscono Nunzio Perrella, che sanno chi è, si pone il problema. Beh, è un pentito, probabilmente è passato dalla parte dello Stato. No, vanno diretti. Perché l'immagine del collaboratore di giustizia come una persona che si è sottratta all'organizzazione criminale, inizia a collaborare e inizia anche un percorso nuovo, non viene creduta. Il collaboratore è percepito come uno che ha raccontato delle cose per ottenere uno sconto di pena e che appena può rientra nel giro. Questo non accadeva prima. Perrella, dopo essere stato seduto quindi di fronte
all'amministratore delegato, ora siede, all'insaputa dell'amministratore delegato, con il gruppo rivale dentro la SMA, direttamente al tavolo del presidente. Chi ha capito benissimo i meccanismi è un politico locale, Rory Oliviero, che spiega a Nunzio Perrella esattamente percentuali, modalità, operatività. E io questo senza gare che sta capacità. Questo lo faccio oggi pomeriggio. Perché c'è da stare? Gare sono finite, niente, ma ancora noi in gestione le teniamo ancora noi secondo me. Per parecchio, che sono un casino enorme sotto. Allora con l'avvocato posso fare tutto? Va bene. Avvocato a carta bianca. Ho carta bianca per te. Carta bianca. Giusto? Va benissimo. Avete sentito la parola? A carta bianca. A carta bianca? Perché continuamente chiede questo? Per avere la prova documentale che quel segretario, che quel funzionario parla per conto di. L'unica prova è sentirsi dire a carta bianca dalla stessa labbra, dalla stessa voce del presidente Biagio Iacolare. Lui spiega esattamente come questi business vivano per anni sul sistema emergenza. È un'emergenza che non vogliono e non deve in nessun modo estinguersi. E qui noi capiamo una cosa fondamentale. Qui viene spiegato chiaramente. Le gare per lo smaltimento dei fanghi vanno deserte. Puoi quindi agire in situazione di emergenza con l'affido diretto. Ecco il centro dell'affare, la forza dell'affare. L'emergenza permette di dribblare qualsiasi tipo di controllo e di far fare molti soldi. Come sono i pagamenti che fate voi? 3 settimane, 4 settimane. Ah, non è 690 giorni. No, quello è l'urgenza. Siamo in emergenza. Che facciamo subito? Che sono nella... Ogni 3-4 settimane. Quindi l'emergenza. Sono in emergenza. Mi capito, non so su passaggio. Sì, ti ho capito. Fare questo tipo di intervento, contiamo di fare 6-8 proroghe, cioè 18-24 mesi. Nel frattempo ci prepariamo con la gara. Come ci dovete far sapere? Dobbiamo fare l'invito. Dobbiamo stabilire l'offerta che dovete fare voi. Siamo a posto. Voi ce lo indicate dove lo smaltite, ma non ce lo fu. 18 misuri anno, andiamo a misurare. Guardiamo un po' le cose. Però se ci prepariamo la gara, è una cosa che poi dopo per parecchio tempo. Perché pur se si cambia la gara che teniamo, nessuno ce l'aveva, no? No, assolutamente. Perciò che dobbiamo allora, fare una gara proprio come prepariamo proprio una pittura ad hoc. Qui succede una vera e propria mutazione antropologica. Oliviero dice io sono la SMA. Nicola Cosentino disse lo stesso, io sono il consorzio Eco 4. Si parla sempre di rifiuti. Cioè, c'è proprio l'identificazione della persona con l'istituzione, una cosa tipica, tra l'altro, purtroppo, della drammatica storia del Mezzogiorno italiano. Te fidi me, tengo carta bianca, su Gasma. No, danza a te, sta Gasma. Non ci stanno limiti, abbiamo fatto i passi, noi siamo in condizione oggi già di partire. Prima di iniziare il rapporto, Oliviero, emerge da questa inchiesta, chiede a Nunzio Perrella un acconto di 25.000 euro. È il vecchio metodo lauriano di Achille Lauro. Una scarpa, spesso quella sinistra, veniva data prima del voto, l'altra scarpa, dopo essere stato eletto, dopo il voto. Allo stesso modo, qui 25.000 euro prima di iniziare il rapporto, 25.000 euro al rapporto chiuso. Come dobbiamo fare il resto percentuale? Sì. Il margine nostro? Ah. 25. Ma a me, prima e facciamo l'invito, 25 al momento della firma. Vabbè, però fammi firmare, no? 25 prima mi fa l'invito, che l'invito con noi vengo là. E per acquistare fiducia, dove vi è? No, fiducia tra me e te, fiducia tra i due gruppi. È un gesto di garbo, non ci vuole, ce ne fotta però che siamo, non coraggio, cioè, però è una questione di garbo. Non sono cifre importanti, tant'è vero che qui utilizzerà nel dialogo un'espressione che ho trovato incredibile. Io 25.000 euro tengo un goppo braccio, riferendosi al Rolex, come dire... Non è una cifra che mi cambia la vita, non è una cifra importante, però a me serve questa cifra semplicemente per dimostrare serietà. Dopo qualche settimana siamo pronti a consegnare i soldi. Prepariamo una valigetta, ma al posto delle banconote decidiamo di riempirla di sola spazzatura.
50, ha già fatto quello che si fa i cazzi lui, no? Se no dopo mi tocca una ruota da tarantella, capito? Questo è un dettaglio che mi ha molto colpito. Cioè lui, dal peso della valigetta, sente che non ci sono la quantità di carta moneta che si aspetta. Ora, chiunque di noi, se dovesse prendere una valigia con del denaro dentro, non capirebbe dal solo peso quanto denaro risiede nel vano di questa valigia. Invece lui tira su e capisce che è troppo vuota. E qui c'è tutta l'esperienza criminale di Nunzio Ferrero. Lo aggredisce. Cadendo ci stanno 25.000 euro e 25.000 euro. Così fai cazzo tuoi. Lo aggredisce. In questo modo gli impedisce in qualche modo di aprire lì davanti a tutti la valigetta e si mette in difesa, no? Quindi insomma, procede. Un modo per uscire da una situazione di impasse, come dire, chi ti sta dando i soldi non puoi metterlo in dubbio. Cosa succede quando quella valigetta è stata aperta e dentro non è stata trovata la carta moneta richiesta, ma spazzatura? In realtà succede che lui chiama Perrella. Dove sei? A Pragola? Ma non ci possiamo vedere un attimo? Perché finisca e poi posso venire. Mi chiami tu? Ti chiamo io. È incredibile, ma è andata così. Ha pensato, non si sono fidati di me. Mi hanno messo della spazzatura, probabilmente, per mettermi alla prova. Ma non mangia la foglia, non comprende che è stato osservato e scoperto nel suo meccanismo criminale. Chiama, vuole un incontro, vuole capire che sta succedendo, teme di non essere stato abbastanza rassicurante per l'affare. La telefonata è il 9 febbraio, l'11 partiranno le perquisizioni della Procura di Napoli. Si apre un altro filone. Sì, è talmente un terremoto nel mondo economico, politico, istituzionale, l'arrivo di un camorrista imprenditore che tutti vogliono provare a fare affari con lui. Vedi che ieri ho visto la segretaria personale di una che lavora al Ministero dell'Ambiente. Ah, che? A Roma. Si farà avere anche degli impianti. L'Italia è in mano a lei. Ah, a livello ambientale. Dopo i fanghi, dopo le coballe, arriva un vero e proprio investimento. Potremmo definirlo una delle declinazioni possibili del riciclaggio al nord Italia. Sono anni che scriviamo che la questione rifiuti ha soltanto un terminale a Napoli e in Campania, ma riguarda l'Italia, l'Europa, il mondo, l'Africa. È un mercato immenso, oscuro, complesso, di immensi guadagni. Ebbene, qui c'è un segmento di prova importante. Chiama Nunzio Perrella, un importante trafficante internazionale di rifiuti, che lo mette in contatto con un imprenditore che lo vuole coinvolgere in un affare, un sito di stoccaggio a Marghera, in Veneto. Per quanto riguarda i rifiuti, abbiamo questa possibilità qua, vedi, quest'area di stoccaggio qui. Qui c'è la Veritas, quella dei rifiuti di Venezia, e qua ci potrebbe essere una bella realtà. Il collettore. Tra diversi mondi, camorra, politica, uffici tecnici, impresa, è una donna, è una signora. La cosa interessante di questa vicenda è che non è il camorrista che rincorre queste figure per accreditarsi e chiudere l'affare, no? Quindi il camorrista che rincorre i soldi, no, sono i soldi che rincorrono il camorrista. Loro vogliono in tutti i modi accreditarsi con l'imprenditore criminale, in questo caso Nunzio Perrella, per convincerlo a tutti i costi a entrare nell'affare. E allora cosa fanno? Per mostrarsi affidabili lo portano ad incontrare il ministro dell'ambiente, ma in realtà il ministro dell'ambiente è incontrato a margine di un evento pubblico e è evidente che non sa nulla. Vieni anche lei con noi, è che fa il nostro imprenditore. Evviva, restiamo osservando pienamente il suo discorso. No, mi fa piacere. Sì. Facciamo la bonifica di 5 milioni di metri quadri con un sistema innovativo, sì. Tombale, 30 cm di calcestruzzo con la guaina dentro, in
impermeabile, senza trasportare i rifiuti a destra e manca. Avete avuto tutte le autorizzazioni? Adesso cerchiamo la verde perché è il sistema unico, no, inutile portare via immondizia da parte. È il migliore. Il territorio è l'area più grande del DNA. Questa è più grande, parlate con la Ecco, bravo. Anche qui c'è una mutazione antropologica. In passato si tendeva a non voler sapere l'origine dei capitali. Invece, in questo caso, Perela fa un salto. E cioè, svela per capire se l'interlocutore a quel punto si è disposto a fermare tutto, svela l'origine di questi presunti capitali. E cioè dice, sono soldi sporchi. Dice proprio soldi insanguinati. Questi sono soldi della camorra. Va bene, dov'è il problema? Soldi della camorra sono sporchi. Chi se ne frega. La droga è il camorra, è causa. Per quella cosa lì bisogna solo una mano. E ci sono qualcosa di un sequestro degli anni 2004-2005. Ci sono soldi proprio sporchi. Sì, sporchi, sì. Sporchi. C'è il sangue. Va bene. Via. Va bene. Da cui il nome dato all'intera inchiesta di Van Page. Non solo, ma addirittura prova quasi un salto mortale, cioè dice sono soldi di un rapimento, dando tra l'altro anni inverosimili, perché i rapimenti mafiosi sono terminati a inizio anni 90, per testare, per capire sin dove si è disposti a raccogliere denaro. In realtà, pecunia non olet, quindi va bene tutto, purché sia denaro. Lui c'è stata una pentina insieme a Serra. Sì, ventina. Qui abbiamo il disvelamento di una cinetica importantissima. La crisi economica ha devastato centinaia di aziende nel nord Italia. L'intermediaria chiede una somma di 2 milioni e 8. Quella somma serve a entrare dentro un'azienda in crisi per la realizzazione di un sito di stoccaggio. È come entrare in un corpo, come impossessarsi di un corpo. La storia di quel corpo, la biografia di quel corpo è nota, è chiara, ma ormai ha un'altra anima. Così un pezzo di economia italiana del nord Italia sta sopravvivendo con i soldi della criminalità organizzata. Qui la dinamica è chiara. Nella quinta parte si apre un altro filone ancora, ed è il filone del giro di bolle. Il giro di bolle è un meccanismo complesso, ma in realtà una volta compreso rende cristallino l'oscuro mondo del riciclaggio dei rifiuti. Speciali soprattutto. 11 anni fa in Gomorra raccontai della terra dei fuochi e di come si avvelenava la terra. Ho avuto negli anni ogni tipo di accusa per questo. Qui ho visto la prova di uno dei meccanismi all'epoca raccontati, che continua a esistere. In breve funziona così. La camorra fornisce la possibilità di smaltire un rifiuto speciale a un prezzo economicamente vantaggioso, molto vantaggioso. L'azienda, per poter affidare l'appalto, ha bisogno di un documento che attesti che i suoi rifiuti speciali sono stati regolarmente smaltiti. E qui arriva l'alchimia criminale dell'organizzazione. Prelevano i rifiuti tossici, lo portano a un sito di stoccaggio che, pagato, dà una documentazione, il cosiddetto giro di bolla. Perché si chiama giro di bolla? Perché in realtà tu non smaltisci, semplicemente trasformi il documento da rifiuti tossici a rifiuti smaltiti. Questo documento, quindi questo giro di bolla di rifiuti smaltiti legalmente, viene dato all'azienda. L'azienda paga la camorra, sostanzialmente. La camorra investe legale. E quei rifiuti tossici non vengono affatto smaltiti legalmente, secondo tutta una serie di procedure sicure, ma vengono buttati laddove c'è uno spazio. Così è nata e continua a crescere la più grande campagna di avvelenamento che sia mai stata fatta in Occidente. Vengono già con un tubo. Sì. Ok, li mettiamo dentro, la sera, arrivano. E se puzza? L'inchiostro, la puzza dell'inchiostro. Ci si è andato per alleviare la puzza. Sì, qualcosa dentro. No. Tipo l'acqua o qualcosa. Questa va direttamente, spiega dove va, direttamente. No, ok. Tu è di Reggio Emilia. Di Reggio Emilia, chissà. E beh, arrivo due pure tu. Io due pure tu. Questo inchiostro sarebbe stato sversato nei Reggi Lagni, una impresa per l'epoca titanica, inizio del 1600,
canali che raccolgono acqua piovana, fonti sorgive, che sono nei secoli stati utilizzati per irrigare i campi e che quindi sarebbe andato direttamente questo inchiostro a mare, così come per decenni e decenni la camorra ci ha sversato ogni tipo di veleno. Ma quindi Nunzio Perrella è un agente provocatore? Beh, questo è un tema scivoloso, complesso. Ma l'interpretazione che mi viene da dare guardando questi video è che Nunzio Perrella non offre mai direttamente e anche indirettamente tangenti, percentuali. Gli viene direttamente chiesto. Chiesto un impegno a favore di una percentuale per, di oliare per velocizzare. Quindi è ben attento a non offrire, ma a farsi chiedere. Il senso di questa inchiesta non è una telecamera che fa spiare. È accendere una luce laddove sai che bisogna guardare. E un giornalista non si può sedere ai tavoli della spartizione delle percentuali. Bisogna trovare la strada giusta. Attraverso colui che è stato il re dei rifiuti è stato possibile svelare un meccanismo, ma un meccanismo che decine di inchieste avevano monitorato, un meccanismo che era stato denunciato dalla politica e un meccanismo che si continua a non voler vedere. Quando si parla di rifiuti, si sta parlando non di ruberie, non di percentuali al lato della vita criminale, si sta parlando di cifre paragonabili a un'intera manovra finanziaria. Raccogliendo i dati dalle varie inchieste realizzate dalle procure su tutto il territorio italiano, Legambiente ha calcolato che solo in 10 anni il fatturato delle organizzazioni criminali sul business dei rifiuti è stato di 43 miliardi di euro. Stiamo parlando di solo 10 anni. Queste cifre determinano il corso di un paese. A noi la scelta: chiudere gli occhi o tenerli aperti.